Buonasera a tutti, pronti qui una nuova puntata di Bellezza e Potere, ogni giovedì 19.30 su Umbria TV, canale 10. Si può vedere in Umbria, si può vedere da altre parti, sui social, dove volete, ovviamente, tante repliche. E qui oggi parliamo di musica, è un argomento che a me piace moltissimo e sono anche contento di presentare un gruppo musicale che sono anche amici, per cui ci tengo ancora di più. Parlo delle Nuove Tribù Zulu. Eccoci qua, allora, piacere nostro. E cosa importante, mi raccomando col microfono, Andrea Camerini, Paolo Camerini. Andrea, eccoci qua, tu sei uno dei leader, diciamo, insieme al fratello, vi siete inventati un gruppo che ha avuto e sta e continua a avere un bel successo, un bel seguito. Sì. Raccontaci un po' come è nata all'inizio questa idea. Delle Nuove Tribù Zulu è stata un'idea diciamo che ha preso vita su un atto spontaneo di una presa di coscienza, perché siamo scesi sulla strada a suonare, cioè noi in realtà già suonavamo con un altro progetto negli ambienti così, insomma, dei contesti più classici, no? Quindi locali, festival. Però ci fu questo evento proprio all'inizio degli anni 90, che fu la prima guerra in Iraq, che ci scosse così tanto a livello proprio di immagini che decidemmo di andare a suonare sulla strada per parlare con la gente. Proprio questo, no, non è possibile, perché per noi, per la nostra generazione, è stata un po' la prima guerra, tra virgolette, no? Che abbiamo vissuto in diretta, in diretta. No? Sì, esatto, perché ricordiamo tutte le immagini. Esatto, quindi questo evento ci fece spontaneamente andare sulla strada con il gruppo a suonare. E così nacquero le Nuove Tribù Zulu, proprio come un'espressione popolare. Un'espressione popolare dove incominciamo poi appunto a sperimentare molti tipi di musica che non usavamo suonare di solito, quindi molto più folk, molto più popolare. Ci incrociavamo veramente il folk romano con le tarantelle siciliane, poi pezzi nostri originali, e incominciamo a mescolare tutto. Un po' sul modello di certi gruppi francesi, no? Che al tempo ci piacevano, come Mano Negra, Negra Sverte. Queste... Sì, che poi sono gruppi molto famosi. Quindi... Esatto. E quindi da lì poi è nato dal Teatro della Strada, poi c'è stato un po', diciamo, una bellissima, un bellissimo seguito, perché Nuove Tribù Zulu poi hanno continuato per festival, nei teatri, abbiamo avuto belle esperienze a teatro, ad esempio una di queste con Tullio Solenghi, 7 attori in scena con le musiche di Daniele Silvestri, la Rai che ci chiamò per essere la resident band una bella trasmissione che al tempo era in seconda serata con Figaro e Picone, Cirilli, Stefano Vigilante, c'erano tanti attori comici, noi segnavamo proprio il tempo, diciamo, della musica, no? Tra una battuta e un'altra, una gag e l'altra. Ma io ricordo anche tantissimi concerti, mi viene in mente un concerto di un po' di anni fa, chiaramente, vicino alla Sapienza, che era pienissimo. Sì, ricordo che era un concerto pienissimo, perché guardate, qui parliamo anche di un fermento che è nato soprattutto a Roma, quindi quando c'è un gruppo che comunque funziona a Roma automaticamente si trasporta sul livello nazionale. Vero. E senti, penso, voglio sentire anche un attimo Paolo, vi siete in qualche modo da buoni fratelli divisi un percorso dentro a un gruppo che poi ha avuto un'evoluzione di cui parliamo. Tu esattamente il tuo ruolo, la tua capacità che c'è stata anche in questi anni di darvi anche un supporto. A parte essere il fratello di Andrea, no, sono anche il contrabbassista, bassista, esatto, del gruppo. E poi chiaramente progettiamo insieme tutti, esatto, i progetti. Siamo anche evoluti insieme, che non è facile, perché molti dicono come fate a suonare tra fratelli, perché è molto difficile, non è sempre, andare d'accordo. Mentre noi invece siamo riusciti comunque a fare un percorso anche diverso, perché noi, calcola, siamo partiti pure col primo gruppo insieme, che era rock punk, si chiamavano i Cyclone, che mi sono andato un po' in giro per l'Europa, e da lì comunque siamo spostati sempre appunto per Nuove Tribù Zulu, e poi adesso siamo apportati anche a questo progetto, che poi in realtà è nato nel 2005, in realtà, quindi non è che è nuovo il sogno che si è... Assolutamente, e poi parleremo anche, perché ci piace far vedere i nuovi progetti, perché i nuovi progetti che comunque proseguono da tempo, ma questa è un'evoluzione, sì, che poi c'è da un po' più recente. Ecco, questa, diciamo, che è una nostra sperimentazione diversa anche rispetto appunto a Nuove Tribù Zulu, siamo andati più sulla strada.
Qui diciamo il sogno è più un progetto, fra virgolette, più esoterico, più anche espressione di noi stessi, e anche un progetto dove sperimentiamo in maniera completamente diversa con la musica, perché siamo io e Andrea sul palco e contrabbasso con varie effettistiche, loop, cose anche di elettroniche, Andrea con la voce, armonio e flauto. Quindi insomma molto diverso anche da quello che tu hai visto con Uri Buzzulo. Un po' questa doppia faccia. Ho visto anche un aspetto che secondo me è molto interessante, perché loro riescono sempre a mettere, grazie, devo dire, alla sensibilità, all'intelligenza, che sono due aspetti che vi accomuna molto, di mettere insieme il suono, quindi la musica, la poesia, il sentimento, l'impegno, perché sono tutte questioni che comunque sono dentro ormai il vostro DNA, riuscite a riportarlo e fare insieme un CD, ma anche un libro che accompagna, è un qualcosa che comunque sì, arricchisce ulteriormente. È un vero concept album, perché appunto, come hai detto, è un libro, è un CD, ci stanno anche all'interno delle mie illustrazioni. Quindi per me è stato anche importante, perché io in realtà poi vengo dall'Accademia delle Belle Arti e liceo artistico, quindi è stato importante anche rimettersi a sperimentare attraverso il disegno. Ti sei sbizzarrito, veramente. Proprio sbizzarrito, 460 gradi, anche andare appunto con la scrittura e chiaramente anche sotto anche la forma invece visiva, con un regista che si chiama Leonardo Ceneri Lombroso, abbiamo sviluppato anche la parte dei videoclip e video. È bello questo, perché vi compensate benissimo nelle vostre capacità artistiche, questa è la cosa più importante. Ci proviamo. Questo è l'obiettivo. Adesso lasciamo lo spazio, anche se siamo da Mamo, dal grande Mamo, e questa volta ci perdonerai, caro amico, ma vogliamo lasciare lo spazio alla musica. Mamo lo vedete qui dietro con le sue opere d'arte molto interessante. E lasciamo un attimo di spazio alla musica, perché questo sarà il nostro break di questa puntata e ci vediamo tra poco. Che cosa ti racconta questo mare? Che cosa torna a galla tra le onde? La schiuma rosso sangue frantuma sulla sabbia. Il mare, uccelli bianco latte divorano carbone dal mare. Croce delle stelle, perdutamente in fondo, dissolte sulla sabbia dal mare. Dai denti degli squali sopravvissuti gridano dal mare. Del potere, la porta si richiude, respingono sommosse dal mare, gli spari che non cessano, meduse in sacrificio dal mare, stagioni ci dividono, parole incomprensibili. Dal mare, dal mare. Eccoci qui, riprendiamo con Bellezza e Potere, con Carlo Sampogna, che mi ha un attimo bacchettato un secondo, ma va bene, ci può stare in maniera sempre gentile, assolutamente. Andrea Camerini, allora è bella questa idea di accompagnare il CD al libro,
Chi è che poi effettivamente ha scritto? Sei stato tu a comporre questa parte insieme a Paolo? Sì. Ma intanto c'era questa, il concept si chiama Cavi. Cavi, poeta, esatto, bisogna dirlo, Cavi, perché sennò ci dimentichiamo l'aspetto importante. Il titolo è Cavi, il poeta è vivo. E quindi era, diciamo, una storia. Intanto il nome Cavi in sanscrito significa poeta veggente. Quindi era una storia che volevamo raccontare da tanto tempo. E che poi, ecco, si è esplicitata chiaramente in musica attraverso la parte dei, chiaramente delle composizioni visionarie, insomma, diceva anche prima Paolo, no? Con questa musica che comunque in questo caso è molto più circolare rispetto ai canoni della canzone classica, no? Fatta magari di strofe, ritornello, è più circolare. È lì perché uno è abituato più... in maniera diversa, no? Questo, esatto. È il concept già di per sé si presenta in un modo esatto, differente. Esatto. E quindi la storia ha preso poi, dopo che avevamo composto queste 9 tracce, proprio Leonardo Cinieri Lombroso, il regista, mi ha spinto a scrivere il libro, perché ha sentito che c'era parecchio ancora da raccontare, perché lui, sentendo effettivamente queste musiche, aveva subito visto addirittura un cortometraggio, cioè proprio delle immagini, quindi poi si sono esplicitate in un videoclip. E quindi sono andato avanti in questa storia che effettivamente c'era da raccontarla, ed è una storia chiaramente legata anche ai nostri tanti viaggi fatti in India dal 1998. Io poi ho vissuto lì 5 anni nell'India del Sud, dal 2010 al 2015. L'hai vissuta realmente? Realmente, ecco. Proprio nell'India del Sud, a Pondicherry, diciamo, collaborando anche con queste NGO che si occupava anche appunto di progetti sociali. Lì ho studiato canto di musica classica Carnatic, e Paolo ha fatto, chiaramente abbiamo fatto tantissimi viaggi insieme lì, abbiamo costruito pure addirittura un'orchestra con le 9 tribù Zulu, con i nomadi del Rajasthan, quindi tante cose questa terra ci ha portato, anche tanta gioia. E però è legato anche a noi, proprio qui in Umbria, diciamo, abbiamo frequentato per molto tempo, per 10 anni, il centro d'età dell'acquario, fondato da un signore che oggi non c'è più, è morto all'età di 87 anni, Cesare De Bartolomei, che era stato un allievo di Baba Bedi, addirittura il papà del Sandokan televisivo Kabir, insomma, maestro indiano molto importante. Però noi, diciamo, quegli anni, dal 96 al 2006, abbiamo iniziato a sperimentare meditazione e contemplazione, abbiamo studiato le vite dei maestri, abbiamo approfondito anche molto il lavoro sui sogni, abbiamo ricercato interiormente. E da qui è nata, diciamo, questa storia di Cavi, questa ispirazione, infatti, di questo personaggio che nasce nel 2020, proprio nel giorno in cui c'è stata questa apparizione della cometa Neowise, non so, un nuovo saggio, appunto, forse non è un caso. E quindi è una storia particolare che si svolge su un'isola nel 2047, quindi ambientata in un futuro distopico, e questo personaggio di nome Cavi, e scrive poesie, chiaramente questo non poteva non farlo, però nasce, diciamo, in un contesto anche abbastanza difficile, perché comunque si parla anche all'inizio, ma appunto un accenno, no? Che comunque il clima è quello del virus, no? Che si è stato trovato, la sua famiglia va su quest'isola proprio per fuggire dal caos della metropoli, e su quest'isola cresce in maniera armonica, ma poi a un certo punto nel 2045 nasce un nuovo movimento chiamato Immortali 2045, che in qualche modo prevede, diciamo, di impiantare su un corpo umano la coscienza, su un corpo totalmente bionico, la coscienza umana. Quindi questo è un po' il concept. E questo ragazzo, questo Cavi, in quest'isola, viene a contatto con un gruppo di giovani ribelli, un po' come lui, e viene chiamato a proprio una vera e propria chiamata da questa donna, questa ragazza molto particolare e misteriosa, che gli rivela chi è veramente, e gli rivela che sull'isola c'è questa presenza di questo meccanismo, diciamo, meccanismo freddo e spietato, che detiene le sorti della specie umana. Quindi è un po' questa la trama, e lui è chiamato a cercare di andare a scoprire tutta questa vicenda, ma soprattutto andare a cercare di sconfiggere questo,
quello che è effettivamente poi cavi siamo noi, no? E questo volevo rientrare, questo aspetto un po' tra virgolette visionario, no? Che è molto visionario, si ricollega a degli aspetti molto terreni, perché questa è la cosa importante, ritorna sulla terra, perché giustamente l'impegno c'è sempre nelle vostre, nei vostri pezzi, nelle vostre canzoni, nei vostri scritti. Questo è un altro aspetto importante. A proposito di impegno, prima con Paolo ricordavamo una cosa carina, perché noi ci conosciamo da tanti anni, devo dire abbiamo stretto questa amicizia che è bella, anche di un bel percorso, ma uno dei punti importanti è stato un concerto organizzato, non ci ricordiamo se 2000-2001, per l'associazione Cambia Musica, tra l'altro ero il presidente dell'associazione, per una legge per la musica in Italia, che diceva che la musica è cultura. In realtà quello è stato un'iniziativa bellissima, con voi, con altri gruppi. Marcello Colasurdo, che era il percussionista, cantante, bravissimo. Napoletano. Esatto, Ted e Bois. Forse c'erano anche altri gruppi. C'erano anche artisti. E poi una domanda ti faccio a questo punto, adesso la faccio domanda. Al contrario. Ma è cambiato qualcosa? Perché questa musica, la legge, allora, perché noi abbiamo lottato per queste. Purtroppo noi abbiamo fatto una bellissima battaglia. Voi pensate che, io così lo racconto, andammo insieme a fare tantissime iniziative in giro per l'Italia, abbiamo raccolto firme di tantissimi artisti, anche quelli più noti, diciamo da Ligabue a Pelù, più di 1000, quindi più di 1000. Siamo andati dall'ex presidente della Camera ai tempi, Luciano Violante, andammo io e Mogol, ok? Che coppia, pensate, io e Mogol da Luciano Violante, e lui si prese l'impegno di arrivare alla lettura finale. Purtroppo ai tempi il ministro dei beni culturali, adesso senza fare i nomi che volevo andare a cercare, la ministra in quel caso, stoppò questa legge, che in realtà è rimasta così. Abbiamo sospesa. Avuto una legge. Quindi possiamo adesso rifare qualcosa e andare di nuovo a lottare, perché tanto qui è una lotta continua su questo. Purtroppo bisogna riorganizzarsi e ricominciare da capo. Lo dico con la stessa energia di un tempo. No, infatti sempre sì, con la stessa energia, infatti quello sempre. Però in effetti questa situazione sulla musica, la situazione, anzi forse non so, forse anche peggiorata rispetto a quel periodo, è la situazione musicale, anche culturale in generale, al di là della musica. Sì, è peggiorata l'aspetto culturale, però eravamo arrivati quasi all'ultimo miglio, perché noi stavamo lì, che mancavano pochi giorni alla fine della legislatura, doveva esserci l'ultimo passaggio, tanto bene vengono votati, funziona così, degli emendamenti che modificavano il testo. Quando tu li voti, devono ripassare all'altro lato, qui in quel caso era il Senato, dalla Camera al Senato, dal Senato alla Camera, uno dei due, e quindi si è fermato. Una follia incredibile, perché ci sarebbe stata una nuova dignità anche per il ruolo dell'artista, cosa che in Italia purtroppo non c'è. Lo vivete in qualche modo. Ma poi soprattutto in certi ambiti, magari c'è una dignità forse per i musicisti di musica classica, però magari in ambito più rock o folk o world music, insomma, non c'è molto. E invece lì si diceva che tutti i generi avevano diritto e dignità di essere considerati sul piano culturale, perché la musica è cultura. Importante. Esatto, questo è. Andrea, tu te lo ricordi questo passaggio importante, vero, che abbiamo fatto insieme? Questo passaggio, certo, è stato fondamentale. È vero che ci ha unito molto anche. Ma sì, nel senso che comunque lì al momento c'erano tante cose importanti che potevano accadere, no? Ci sono stati dei bivi importanti, almeno a livello generazionale, anche nostro, no? Cioè, rispetto anche a quello che viviamo oggi, è chiaro che mi rendo conto che tante cose che sono accadute oggi hanno avuto un riflesso molto, molto grosso sulla società attuale, no? Un altro passaggio è stato, almeno per noi, anche scioccante, proprio per i contenuti che portavamo avanti e che portiamo avanti ancora oggi pure con il sogno, sociali e spirituali allo stesso tempo, perché questo non ci contraddistingue. Però ad esempio, ecco, anche Genova per noi è stato un passaggio grosso, tutto quello che è accaduto, un elemento importante, e oggi alla luce dei fatti, di quello che stiamo vedendo sul super controllo, su quello che sta accadendo anche oggi con l'intelligenza artificiale, che ancora immaginavo, ecco non è, diciamo che dobbiamo essere molto in questo momento vigili, secondo me, prudenti, alzare molto il livello di coscienza, no? Perché
ci sono dei passaggi ancora più cruciali che ci attendono, secondo noi. Infatti poi il disco parla anche di questo, no? Proprio del se apri il CD, la prima frase che ti salterà all'occhio è proprio: levi il CD dalla custodia, c'è subito la frase: sei un uomo macchina o un uomo libero? Quindi questo è un po' il nostro messaggio. È quello questo che... è il messaggio che ci interessa anche con la trasmissione. Dato che siamo arrivati verso la fine, siamo quasi pronti, una domanda velocissima sul futuro. Il futuro di Andrea e Paolo rispetto anche a questi progetti, proprio una battuta se potete. Sì, allora io le faccio subito una al volo. Intanto insomma, stiamo preparando sempre qualcosa, ancora con il sogno, anche Nuove di Buzzulo vorremmo cercare insomma di portarlo avanti, perché purtroppo siamo stati un po' sfortunati nel 2019, fine 2019 è uscito il nostro nuovo disco, così come tanti altri artisti, è scoppiata la pandemia. Quindi insomma siamo stati un po' ci abbiamo fatto poi dopo qualche altro concerto, però stavamo un po' in rampa di lancio, invece purtroppo ahimè è accaduto, può capitare. Però insomma ci siamo e abbiamo ancora tante cose da dire, vogliamo essere anche un po', se vuoi, vogliamo anche trovare nuove connessioni, stabilire nuove reti, no? Con altri artisti, anzi potremmo anche parlare di quello. Anche di futuro, prossimamente stiamo girando un nuovo video, sempre con il regista Leonardo Ceni Lombroso, e questa volta, oltre appunto alla scrittura, alla musica e al disegno, vogliamo fare qualcosa con la danza anche, quindi stiamo sperimentando quindi anche questo aspetto. Ancora arte, sempre, aumenta sempre di più. Ah certo, anche stiamo facendo ultimamente un collettivo che si chiama il CAI, che è Musicisti Indipendenti, collettivo di musicisti indipendenti, proprio per cercare, a proposito di questo discorso della cultura, dell'arte che sta un po', fra virgolette, un po' in decadenza in Italia, ci siamo uniti i vari artisti, i vari musicisti, ma, e anche non solo musicisti, ma di varie arti, attori, disegnatori, insomma, di tutti i tipi, dove ci vediamo una volta al mese, stiamo già facendo degli incontri e stiamo organizzando anche, diciamo, dei concerti e degli eventi, proprio perché, come ormai è tutto molto in mano solo al mainstream, stiamo cercando di ritrovare un contatto fra gli artisti. Ed è quello che serve, un contatto anche umano. Grazie a voi. Il progetto per il futuro abbiamo capito che è continuare a lavorare insieme. Io cercherò di essere in qualche modo un supporto a questo lavoro in squadra. Grazie mille. Grazie a voi, grazie perché siete qui ospiti di questa nostra piccola trasmissione, ma comunque seguita, quindi ci fa molto piacere. A presto, sempre ovviamente con bellezza e potere.